e a coloro che ci ascoltano. Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità a partecipare alla nostra conversazione, il cui scopo è approfondire la dinamica degli aspetti giuridici e delle variabili economiche a seguito degli interventi del legislatore nell'imminente scenario del Recovery Fund. Il nostro non è un esercizio di critica delle scelte dei decisori, critiche che peraltro già abbondano in diversi consessi, ma vorremmo stimolare il confronto per individuare le legittime aspettative sull'immediato futuro in modo da poter pianificare le nostre attività. I nostri ospiti sono il professor Giampiero Paolo Cirillo, presidente della sezione seconda del Consiglio di Stato, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Il presidente Cirillo ha diretto diversi uffici legislativi ed è stato componente di importanti commissioni di riforme ordinamentali, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, di cui l'ultima in uscita in questi giorni è la seconda edizione del libro dal titolo Sistema istituzionale di diritto comune. Il dottor Claudio Contessa, presidente di sezione del Consiglio di Stato, ha ricoperto numerosi incarichi direttivi presso ministeri e autorità amministrative indipendenti, in particolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie, e autore anch'egli di numerose pubblicazioni scientifiche, l'ultima recente dal titolo Il contenzioso e la giurisprudenza in materia di appalti pubblici. Il professor Alessandro Magnoli Bocchi, fondatore e direttore di Foresight Advisor in Kuwait, con una ricca carriera internazionale, già ricercatore all'Università di Harvard, per molti anni senior economist alla World Bank e più recentemente chief economist alla Kuwait China Investment Company. Partecipa alla conversazione anche la dottoressa Antonella Simone, analista finanziario, esperta nella prevenzione del rischio di credito commerciale e socia fondatrice di EXA. Ci eravamo lasciati nella nostra conversazione sull'in-house dello scorso mese di maggio, con l'interrogativo posto dal presidente Contessa sulla opportunità di un intervento pubblico nell'economia senza un governo pubblico dell'economia. Da qui ripartiamo oggi, ponendo un accento sull'esigenza di innovazione, che pare nascere proprio dalla stringente necessità di una ripresa economica improcrastinabile. La gestione delle crisi, soprattutto se prolungate, rende sempre più attuale la domanda sulla gerarchia dei principi regolatori a proposito dell'equilibrio economico di uno Stato. Oggi, alle variabili economiche e ai principi giuridici che hanno connotato le discussioni scientifiche al riguardo sin dagli albori della storia dell'economia politica, si aggiunge una variabile dal peso sempre più crescente, quale l'innovazione. Lo shock sistemico introdotto dalla pandemia da Covid-19 pone un'ulteriore difficoltà alla già complessa equazione, ovvero la tutela della salute, che richiede un equilibrio, il cui presupposto si situa su un piano di sfuggente contrapposizione tra il giusto e l'utile. Nel 1830, Jeremy Bentham, nel Traité de Législation Civile Pénale, Estrait de Manuscrit, scriveva: "Ingiusto è una parola che presenta il complesso di tutti i mali che derivano da uno stato di cose, nel quale gli uomini non possono più fidarsi degli altri." E avrebbe corretto Aristide nel suo commento al progetto di Temistocle, che voleva dar fuoco alle navi dei greci alleati di Atene, precisando che il progetto di Temistocle sarebbe utile per un momento, ma dannoso per dei secoli. Quello che ci farebbe acquistare non è nulla in paragone a quello che ci farebbe perdere. E Manzoni, nelle osservazioni sulla morale cattolica, approfondisce lo studio dell'esempio apocrifo del Bentham e aggiunge: "A qualunque moltitudine, avente una lingua, nella quale ci siano i vocaboli utile e giusto, fosse proposta la cosa in quei termini, intenderebbe che egli si vuol parlare di due qualità diverse. Per darsi a intendere che utilità e giustizia siano un concetto medesimo, con la sola differenza del più e del meno, ci viene un lungo e ostinato studio di far parere a se stesso ciò che non è. Utilità è il concetto di una legge di voleri e delle azioni, fondata sulla natura degli esseri. Giustizia è il concetto di una attitudine delle diverse cose a produrre degli stati piacevoli dell'animo."
Il ragionamento del Manzoni, appena accennato, prosegue in uno studio dotto, molto approfondito, che ci piace richiamare, in contrapposizione al linguaggio social che caratterizza la nostra epoca e che tende ad appiattire i ragionamenti all'esteriorità delle parole. Oggi, avendo il privilegio di interloquire con ospiti dalla profonda conoscenza, vorremmo in questa conversazione, appunto, approfondire e chiederci quali possano essere le legittime aspettative generate dagli effetti degli annunciati cospicui finanziamenti europei sulla capacità di innovazione del Paese. Parafrasando Bentham, finanziamenti utili che saranno anche giusti o richiederanno una cessione sul piano del diritto? Vi saranno effetti distorsivi per la politica economica o eventuali distorsioni possono introdurre il rischio di rinunciare a gradi di libertà del mercato e delle democrazie? Inizieremo dall'osservazione di una dinamica economica, a nostro avviso interessante, per introdurre l'analisi delle dinamiche del cambiamento che dovremo affrontare. Antonella, so che tu hai una domanda per il professor Magnoli Bocchi. Giuseppe, grazie. Buonasera a tutti e ringrazio anch'io i nostri ospiti e relatori. Professor Bocchi, volevamo partire proprio dalle dinamiche economiche e monetarie, direi proprio, perché seguendo il flusso del denaro, forse questo esercizio della formulazione delle aspettative può produrre insomma un risultato attendibile. Storicamente l'intervento pubblico si è concentrato verso le grandi imprese, che in questo momento storico, soprattutto se in bonis abbiamo visto, hanno lasciato la sede legale del paese italiano, mentre le piccole imprese, che sappiamo tutti che costituiscono il connettivo del sistema economico italiano, hanno una grande capacità di resilienza e quindi lo scopo, l'obiettivo del recovery plan di creare, no, delle condizioni di rinnovamento del paese, no, per appunto riparare e preparare il sistema alle prossime generazioni, forse potrebbe trarre linfa proprio dalle piccole e medie imprese, ma la concentrazione del debito bancario continua a essere invece verso le grandi imprese. Secondo lei, quanto lo scenario bancario e le decisioni di politica monetaria condizioneranno poi anche le scelte politiche a riguardo? Sto cercando, deve azionare il microfono, professore. No, avevo messo sul muto in maniera diligente, scusate. Grazie della domanda, mi fa piacere essere con voi stasera e grazie dell'invito. Se mi permette, io prenderei una visione d'insieme facendo due o tre passi indietro e poi rispondo alla domanda. Allora, siamo in un momento storico molto particolare e molto importante, no? Il Covid ha dimostrato quali sono i nostri punti di debolezza. E questo è importante, perché se la domanda è quanto lo Stato può, l'intervento statale può aiutare l'innovazione, dobbiamo partire dalla situazione attuale, dove siamo. Siamo in una situazione in cui il pianeta è non sotto scacco, ma minacciato dal cambio climatico, dalla insicurezza alimentare, dall'eccessivo debito, dalle società, dall'invecchiamento delle società, dalla diseguaglianza. E in questo guida è una visione strategica. E il Covid ha solo reso questa necessità di una visione strategica e di un piano ancora più urgente. Ovviamente cambiare il mondo non è facile, entrerò nel dettaglio con vari esempi dopo, però se non lo facciamo adesso, quando lo facciamo? Insomma, diciamo che il 2021, più per contingenze negative che per contingenze positive, ma tant'è, il 2021 si prefigura come un anno perfetto per l'innovazione. E allora, dovendo fare in modo che l'innovazione si dia nel sistema economico, chi è che deve essere prendere il ruolo di leadership? Lo Stato o il mercato? No? E dipende da chi si ascolta, le risposte sono
univoche, lo Stato o il mercato. Ecco, il mio punto di vista è che la dicotomia non aiuta, nel senso che quando nel mondo varie economie si sviluppate in via di sviluppo, le cose hanno funzionato e quando Stato e mercato hanno lavorato insieme. Sono diventati complementari e non sono sostituti. In linguaggio economico non sono sostituti, sono complementari. E in linguaggio più semplice, quando Stato e mercato hanno lavorato insieme, gli risultati sono stati abbastanza importanti e spettacolari. Quindi questa grande trasformazione che è necessaria, che è stata resa ancora più urgente dal Covid, va aiutata dalla interazione e collaborazione tra Stato e mercato. E lo Stato deve dare la visione, il piano di sviluppo, visione, strategia e anche tutto il framework, scusate l'inglesismo, regolatore di regole per cui le regole del gioco siano chiare a tutti e lasciare che il mercato agisca. Questo sembra banale, quasi a me sembra scontato, ma è quasi impossibile farlo, cioè è tanto facile dirlo quanto è difficile farlo, no? Sono veramente pochi i casi in cui c'è stata questa collaborazione, in cui lo Stato ha dato visione e framework regolatorio e il mercato è stato lasciato libero di innovare. Non è vero il contrario, no? Cioè il mercato è difficile che dia un framework regolatorio e è difficile che lo Stato innovi, no? Quindi bisogna veramente, usando un po' il buon senso, incanalare ognuno suoi ruoli in cui dà il meglio. Adesso, arrivando alla sua domanda, mi sembra importante fare questa premessa, arrivando alla sua domanda, l'esborso finanziario, la massa monetaria che investirà i paesi del mondo è rilevante, è proprio la reazione corretta dei policy makers alla situazione di crisi del Covid. E come ben sapete, la risposta in termini di policy, sia fiscale, di politica fiscale che politica monetaria, è stata importante. Quasi tre volte tanto quella che era stata la risposta alla crisi del 2008, la crisi finanziaria, che già sembrava enorme. Quindi quasi il 13% del PIL globale verrà immesso nell'economia, sostanzialmente dal punto di vista monetario, ma anche dal punto di vista fiscale, anche dal lato fiscale. In Italia ancora di più, cioè se in media nel mondo entreranno risorse equivalenti al 13% del PIL, che è un'enormità se ci pensate, in Italia l'iniezione di liquidità sarà equivalente, se tutti fanno quello che hanno detto, al 20% del PIL del 2020. Per darvi un'idea, il piano Marshall tra il 48 e il 52 ha immesso nell'economia italiana, nel PIL italiano del tempo, l'equivalente all'11,5% del PIL italiano del tempo, cioè stiamo parlando di quasi il doppio, no? E il piano Marshall allora ai tempi cambiò il paese, no? Cosa fare? Quindi, ripeto, Covid, momento di cambiare il mondo, è il momento in cui l'innovazione è più necessaria, massimamente necessaria. L'innovazione si raggiunge solo se lo Stato dà il framework regolatorio, il mercato si mette a innovare, arriva questa ondata di liquidità, dove va incanalata? E questa è la sua domanda, no? Cioè andrebbe incanalata più alle imprese grandi o verso le imprese piccole? E qui ovviamente ci troviamo a parlare del sistema creditizio, del sistema bancario europeo ed italiano, no? Perché anche dal punto di vista della facilità dell'esborso è più facile dare, perché è stato in passato sempre dato alle imprese più grandi, non solo perché sono capaci di lobbying, di attività di lobbying, sono capaci appunto di ottenere i sussidi e le agevolazioni, ma anche perché è più facile, se sei un policy maker, dare all'impresa grande. Per dare all'impresa piccola bisogna passare attraverso il sistema creditizio, non essendo il sistema obbligazionario così sviluppato come negli Stati Uniti. Quindi se una piccola e media impresa, per accedere alla liquidità, deve per forza passare o da un fondo o da una banca, soprattutto da una banca. Quindi le sofferenze bancarie
e le sofferenze del sistema bancario europeo e italiano diventano importanti, perché le inefficienze. Perché nel momento in cui arriva questa liquidità, se questa liquidità poi si blocca nel sistema bancario e non viene distribuita alle piccole e medie imprese, è una considerazione importante da fare. Io mi fermerei qui, perché ho dato un po' il punto di vista generale, ho anche risposto in maniera molto abbozzata alla domanda e poi risponderemo più nel dettaglio più avanti, ma volevo lasciare spazio anche agli altri. Grazie. Io avrei una domanda per il Presidente Contessa. Presidente, Jean-Baptiste sosteneva in quella che fu definita la legge degli sbocchi che in regime di libero scambio non sono possibili delle crisi prolungate poiché l'offerta crea la domanda. L'offerta sarebbe sempre in grado di creare la propria domanda. In caso di crisi da sovrapproduzione, il rimedio delle crisi non doveva perciò, secondo sé, ricercarsi in un intervento dello Stato, ma in una capacità autoregolatoria del mercato. L'imprenditore risultava una figura distinta da quella del capitalista. In quel contesto la moneta tesaurizzata come riserva di valore era priva di senso e questa fu la principale critica di Keynes a sé. Malthus ipotizzava in effetti che vi era da tener conto non solo della moneta tesaurizzata per valutare il potere di acquisto di una nazione, ma anche della sua volontà a spendere. Infatti, egli teorizzava che il progresso umano non ha limiti. La miseria sarebbe stata causata dalle istituzioni e le riforme avrebbero potuto eliminarla. Allora, Presidente, queste teorie classiche dell'economia sembrerebbero rispondere molto positivamente al nostro quesito sul possibile connubio tra innovazione e intervento pubblico nell'economia grazie al ruolo del legislatore. È così? Il microfono. Allora, grazie all'Avvocato Tempesta, agli altri organizzatori di questo webinar, di questo ideale salotto, di questa ideale conversazione su temi di estremo interesse e attualità, per avermi appunto invitato a prendere parte a questo così interessante, così attuale scambio di idee. Uno dei pregi di questo confronto, permettetemi di segnalarlo, oltre evidentemente alla grande attualità del tema, è rappresentato dalla diversità delle professionalità o, come oggi si dice, delle sensibilità che sono state coinvolte. E questo, se abbiamo la capacità di superare le barriere culturali e a volte addirittura le vere e proprie diffidenze che spesso rendono incomunicabili le riflessioni dei giuristi e degli economisti, bene, se abbiamo la capacità di superare questa tendenziale incomunicabilità, come molto bene ha fatto anche il professor Bocchi, bene, questo può rappresentare sicuramente un arricchimento per tutti. Ora, gli organizzatori di questo incontro mi hanno riservato un duplice onore, anzi oserei dire un triplice onore: il primo, quello di prendere parte naturalmente all'iniziativa; il secondo, e di questo non posso che ringraziarlo, l'Avvocato Tempesta ha ritenuto addirittura di prendere spunto da una riflessione che avevamo avuto modo di fare insieme sui rapporti fra intervento pubblico nell'economia e governo pubblico dell'economia nel periodo presente e nel periodo che si prepara davanti a noi; e in terzo luogo ho il grande onore di poter basare le mie riflessioni sul pensiero di alcuni dei padri dell'economia classica, di quella keynesiana. Addirittura sono in compagnia di Jean-Baptiste Say, di John Maynard Keynes, di Robert Malthus. Ora, naturalmente pur essendo onorato di una compagnia così autorevole, tenterò di fondare le mie riflessioni su qualcosa di più congeniale alla mia provenienza, alla mia formazione, naturalmente al mio retroterra culturale, professionale, e diciamo mi fonderò sulla mia attitudine a basare l'esame dei fenomeni attraverso l'angolo visuale del diritto pubblico dell'economia. Diritto pubblico dell'economia che, ben lo sappiamo, ha degli effetti
parte dal mondo dell'economia e rifluisce a sua volta nel mondo dell'economia attraverso una sorta di processo circolare che va dal mondo dell'economia al mondo del diritto e di nuovo al mondo dell'economia. Ora siamo in un periodo in cui tutti ci sentiamo virologi, epidemiologi, siamo tutti economisti, siamo tutti studiosi di scenari geopolitici. Io penso che tutto sommato un ritorno alle competenze specialistiche in questo momento storico possa restituire a tutti un sano e un utile bagno di concretezza. Ora non tenterò quindi di avventurarmi sul campo delle teorie macroeconomiche, ma limiterò le mie riflessioni a un ambito appunto più congeniale, quello delle regole pubbliche. Campo delle regole pubbliche che, venendo all'incontro di oggi e alla sollecitazione che mi è stata cortesemente rivolta, quella di fare alcune riflessioni sui rapporti fra innovazione e intervento pubblico nell'economia, il mondo delle regole pubblicistiche va a ricadere su entrambi gli ambiti, su quello dell'innovazione e su quello della gestione di questo massiccio intervento pubblico dell'economia che evidentemente sembra destinato a caratterizzare gli anni a venire. Ora, anche se non è mai molto bello rispondere a una domanda con un'altra domanda, proverò a rispondere alle interessantissime sollecitazioni che mi sono state rivolte affrontando due questioni che vado a compendiare in due brevissimi quesiti, ma sono quesiti solo per me, che, come dire, riprendono in qualche modo il quesito che mi è stato rivolto dall'avvocato Tempesta. Il primo lo possiamo così compendiare, ma nell'ambito mondo dell'innovazione, mondo delle regole, ma nell'ambito delle innovazioni tecnologiche, innovazioni di processo che più spesso risultano appannaggio del mercato e del mondo dell'economia digitale e dei suoi più grandi operatori, ma vi è ancora uno spazio vero, uno spazio effettivo, concreto, percorribile per le regole di fonte pubblica? O dobbiamo forse ritenere che la regolazione di fonte pubblica sia ormai strutturalmente inidonea a rispondere, o quantomeno a rispondere in modo adeguato ai temi e alle problematiche che vengono poste allo sviluppo dei settori più dinamici dell'economia e dell'innovazione tecnologica? Vedete, molto spesso nella mia esperienza di regolatore, in un certo modo, ho partecipato per tanti anni, in tanti vesti, alla funzione di regolazione statale negli uffici legislativi dei ministeri, nel dipartimento legale di Palazzo Chigi e quant'altro, ma in alcuni casi noi avevamo la sensazione netta di avere veramente le leve decisionali o quantomeno le leve regolatorie di alcuni settori. In altri casi abbiamo semplicemente la sensazione di lavorare un po' come Achille con la tartaruga. Il regolatore arrivava sempre un po' dopo rispetto al fenomeno regolato e aveva la sensazione che nel migliore dei casi riusciva a comprendere una parte di ciò che stava succedendo e di riuscirlo a ricomprendere in qualche misura a regolare, ma quando già era un po' troppo tardi, quando il mondo reale era già andato in un'altra direzione. Questa è una sensazione che mi ha accompagnato per molti anni nell'esercizio di questa attività. Il secondo quesito che andrò ad abbozzare anch'io, poi magari lo completiamo nel prossimo giro di tavolo, riguarda invece la gestione concreta, materiale, quindi non il mondo delle regole, ma il mondo della gestione pratica degli ingenti flussi finanziari che nei mesi e negli anni a venire verranno impiegati per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica. E anche qui possiamo fare, riassumo la questione solo per me stesso, una brevissima domanda, tenterò di dare qualche spunto di risposta, ma la gestione dell'intervento pubblico nell'economia, che evidentemente caratterizzerà gli anni a venire, rende necessaria una disarticolazione o in qualche misura un'attenuazione delle regole di settore per far spazio a modelli più snelli, modelli più innovativi, come ad esempio il modello commissariale, o dobbiamo piuttosto ritenere che proprio in questi momenti è quanto mai necessario un rafforzamento delle regole di carattere penale, proconcorrenziale, pubblicistico? Quindi nelle sfide, nel mondo che ci si presenterà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dobbiamo assistere. È difficile pensare che tutto sarà come prima, il ruolo del soggetto pubblico andrà a modificarsi, dobbiamo immaginare che farà un passo indietro, che farà un passo avanti o che modificherà semplicemente la sua modalità di azione e canterà, come in qualche modo si è detto un tempo, canterà con parole nuove versi antichi. Ma questo ce lo domanderemo fra un attimo. Ora, il primo quesito riguarda la possibilità appunto per lo Stato di esercitare in modo effettivo i poteri pubblici di regolazione, di vigilanza in un settore, quello dell'innovazione, il centro del nostro incontro di oggi, innovazioni in particolare tecnologiche, in cui operano attori economici di dimensioni impensabili, almeno fino ad alcuni anni fa. Si è parlato sotto questo aspetto di
nuovi poteri di mercato, potere pubblico, potere privato. E questa definizione ha indotto lo studioso del diritto pubblico a porsi alcune domande di fondo sulla nozione stessa di potere nell'attuale evoluzione del diritto e dell'economia a livello nazionale e globale. Ma cos'è oggi esattamente il potere? È vero che noi assistiamo a qualcosa di non del tutto nuovo, no? una sorta di privatizzazione di alcuni ambiti di esplicazione di attività asimmetriche, già negli anni 70 e 80 dello scorso secolo, no? Il fenomeno delle imprese multinazionali aveva già posto importanti problemi di effettività nell'esplicazione dei tipici poteri statali di regolazione, di imposizione fiscale, di sanzione. La grande impresa multinazionale sostanzialmente sceglie il suo regolatore, sceglie il soggetto, sceglie l'entità statuale che andrà ad imporgli la sua potestà fiscale, quindi già in quel momento storico questo si era posto con concretezza. Ma è altrettanto vero che solo in tempi recenti, circa negli ultimi 20 anni circa, alcune realtà economiche hanno assunto dimensioni talmente grandi, talmente rilevanti, da porre radicalmente in dubbio l'effettiva capacità degli apparati pubblici di imporre le proprie regole attraverso la normazione e la giurisdizione. E se lo Stato smette di essere normatore e di far giurisdizione, sostanzialmente non è più esercizio di un pubblico potere, diventa una sorta di soggetto che eroga risorse pubbliche, si spera nel miglior dei modi possibili, ma non esercita più un potere. Nel migliore dei casi esercita una funzione, nel migliore dei casi esercita un servizio pubblico, ma non esercita più un potere. Nessun giudizio di valore, un dato di fatto. Ora, se questo stato di cose è vero in numerosi settori dell'economia, e questo è tanto più vero nel caso del capitalismo digitale, che è quel settore che oggi impersonifica in qualche modo e occupa in maniera importantissima il settore dell'innovazione, a cui oggi dedichiamo una parte importante delle nostre riflessioni. Ora, per non parlare di cose astratte, ma darci alcuni dati concreti, e i numeri spiegano sempre molto più di tanti dati astratti, diamoci alcuni numeri su alcuni dati appunto di fatto della dimensione del capitalismo digitale. Ora, la capitalizzazione di borsa di un grande gestore di piattaforme digitali come Alphabet, cioè a dire Google, è pari a circa 700 miliardi di euro, anzi qualcosa in più, e questo è superiore all'intero bilancio annuale di uno Stato grande, medio grande come l'Italia, che è pari all'incirca 600 miliardi di euro l'anno. Ancora un secondo dato: gli indici di redditività delle prime 5 piattaforme digitali, Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft, questo indice di redditività che è pari al 15% l'anno è pari a 4 volte superiore rispetto agli indici di capitalizzazione, di redditività delle società italiane a maggior capitalizzazione. Qual è l'effetto? È che il gigantismo si autogenera e si autoproduce. Questi dati da solo in qualche modo giustificano quella domanda che Emmanuel Macron, nella sua lettera ai cittadini europei di circa un anno e mezzo fa, siamo nel marzo 2019, Emmanuel Macron, presidente della Repubblica, dello Stato che ha insegnato a tutta Europa, direi a tutto il mondo, qual è la nozione di sovranità e qual è la nozione di potere pubblico. Bene, Emmanuel Macron si domandava chi può pretendere di essere sovrano da solo di fronte ai giganti del digitale. E detto da chi viene dall'esperienza giuridica, dall'esperienza repubblicana francese, è quanto mai significativo. E il richiamo alla nozione di sovranità, intesa in modo tradizionale, come potere originario, come potere indipendente da ogni altro potere, questo non è un fuor d'opera. E non è un fuor d'opera se noi consideriamo che i più grandi player dell'economia digitale in qualche misura sfuggono abbastanza agevolmente ai tipici poteri statali di imposizione e di sanzione. E allo stesso tempo questi grandi player svolgono essi stessi una funzione di regolazione, di prevenzione, di gestione dei conflitti di proprio interesse. In questo modo tendono a sostituirsi in qualche misura di fatto ad alcune fra le più importanti esplicazioni della potestà statuale in senso classico. Qual è l'effetto? In definitiva, l'evoluzione del capitalismo digitale e dei mercati digitali, per le sue dimensioni, le sue caratteristiche, determina sostanzialmente due effetti. Per un verso, giganti dei dati, giganti degli algoritmi, giganti dell'innovazione digitale, dimostrano una grande, sostanzialmente un'invincibile capacità di sottrarsi all'esercizio dei pubblici poteri in senso tradizionale, quindi tendono a sfuggire all'alveo della statualità in senso classico. Noi ricordiamo che pochi anni fa la Apple inscenò un vero e proprio braccio di ferro nei confronti di una grande agenzia federale americana, l'FBI, quindi non l'ultima delle agenzie federali, sulla cifratura dei dati contenuti nei device elettronici di alcuni soggetti che si erano macchiati di gravi fatti di
sangue. Questo vuol dire che un grande operatore di mercato ha il potere di dire semplicemente no a un soggetto pubblico, non l'ultimo dei soggetti pubblici, quando va a porre le sue domande su questioni fondanti dell'autorità statuale, quella relativa alla sicurezza dei cittadini. Per altro verso, gli stessi giganti dei dati mostrano la tendenza a misurarsi in qualche misura sui terreni tipici della sovranità statale, quindi non solo a sottrarsi all'autorità statuale in quanto tale, ma addirittura in qualche misura a sostituirsi alla tipica esplicazione dei poteri pubblici. Pensiamo alla tendenza di dotarsi di forme non statuali di risoluzione delle controversie. Se io ho una controversia per una vendita internazionale operata su eBay, tendenzialmente tenderò a non far ricorso a una modalità statuale di risoluzione della controversia, ma a risolverla all'interno della piattaforma stessa. E addirittura i grandi giganti dei dati tendono a muoversi addirittura nel campo delle criptovalute, come dire, nel settore settore monetario in quanto tale, anche qui sostituendosi in qualche misura o mostrando una tendenza, poi per carità questa tendenza durerà anni, probabilmente durerà decenni prima di compiersi, ma quantomeno una tendenza a una forma di sostituzione rispetto al tipico potere statuale. Allora qual è il possibile effetto di questo scenario appena descritto sull'assetto dei pubblici poteri, per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi e per come si configurerà negli anni a venire? Ma questo potremmo descriverlo, si tratta di fenomeni giganteschi, di fenomeni epocali, quindi andarli a semplificare lascia sempre qualcosa sul campo, ma tentiamo di semplificarlo con tutti i caveat del caso. Questo possiamo descriverlo essenzialmente in tre brevi passaggi. Primo passaggio, primo dato: nei prossimi mesi, nei prossimi anni, i soggetti pubblici a livello nazionale, a livello sovranazionale, riverseranno nel mercato enormi quantità di risorse pubbliche, lo ricordava chi mi ha preceduto, il professor Bocchi, risorse inimmaginabili fino a pochi anni fa. Secondo passaggio, una parte di queste risorse dovrà essere necessariamente destinata a misure di innovazione tecnologica e di transizione digitale. Secondo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, almeno quello che riusciamo a capire ad oggi di questo Piano Nazionale, cosiddetto Recovery Plan, nelle bozze che sono circolate, ben 48 miliardi di euro nel prossimo futuro verranno destinati a obiettivi di digitalizzazione e di innovazione. Terzo passaggio, se mancherà, come spesso è mancata in passato, la capacità dei decisori pubblici nazionali di governare e di orientare le scelte relative all'allocazione di questa mole immensa di risorse, allora semplicemente le stesse diverranno appannaggio dei grandi e dei più grandi attrezzati operatori del capitalismo digitale. Nessun giudizio di valore, non è né un bene né un male, insomma è un dato di fatto che prescinde da qualunque giudizio di valore. Ora, appunto, al di là di qualunque giudizio, a mio modo di vedere, il rischio o la possibilità che si pone negli anni e nei decenni a venire è che questo possa determinare una poderosa opera di sostituzione, nell'ambito della quale i soggetti pubblici diverranno meri erogatori di risorse, alle quali verrà, nel migliore dei casi, impresso un generico vincolo di destinazione, ma perderanno l'effettiva capacità di governare e orientare le scelte circa l'effettivo utilizzo di queste risorse. E qui torniamo in qualche misura a quello spunto dal quale siamo partiti. Se andiamo verso un periodo nell'ambito del quale avremo un intervento massiccio del settore pubblico nell'economia, del settore pubblico nelle sue diverse articolazioni, ma con una sostanziale perdita di potere per quanto riguarda la gestione concreta. Ripeto, non è né un bene né un male, nessun giudizio di valore, è una possibilità del tutto concreta. A questo punto ci possiamo domandare a quale livello saranno fissate le regole. La sollecitazione che mi viene sottoposta è: mondo delle regole, mondo dell'innovazione. Bene, ma a questo punto a quale livello saranno fissate le regole che governeranno l'allocazione e la gestione di questa enorme quantità di risorse economiche? Ancora una volta il tema delle regole e del loro governo intercetta in modo evidente il tema dell'esercizio del potere pubblico nella sua accezione più classica. Ora, a mio modo di vedere, l'alternativa vera, concreta, realistica, che si presenta a fronte di nuovi scenari, di nuovi poteri di mercato, non è quella fra un mercato con regole e un mercato sostanzialmente privo di regole, come nelle declinazioni più estreme della mano invisibile di Adam Smith. No, al contrario, a mio modo di vedere, l'alternativa concreta è quella fra un mercato con regole di fonte pubblicistica e un mercato con regole di fonte sostanzialmente privata. È un mercato che, a ben vedere, si trasforma da oggetto di regolazione a soggetto attivo esso stesso delle proprie regole operative. Ancora una volta la questione si pone con particolare forza nel campo dell'economia digitale. Si è pensato per molti anni, a mio modo di vedere in modo erroneo, ma è solo la mia idea,
che il mondo della rete rappresentasse uno spazio di assoluta e incomprimibile libertà, no? E che ogni tentativo di regolare quello spazio di assoluta libertà mettesse in qualche modo in pericolo queste libertà e che fosse quindi per ciò stesso da contrastare. Oggi, e la mia esperienza in un grande il settore della regolazione di un grande soggetto pubblico come l'Agicom, dove ho operato nell'ambito del settore legale per alcuni anni, oggi sappiamo invece che il mondo della rete resta profondamente intriso di regole, non è un settore, l'ambito della rete, il mondo della rete, ammesso che se ne possa parlare in maniera unitaria, non è un mondo privo di regole, è un mondo profondamente intriso di regole, con l'unica differenza che alla regolamentazione di fonte pubblica, che sia nazionale o che sia sovranazionale, tende negli anni più recenti, in maniera sempre più accentuata, a sostituirsi una regolamentazione di fonte privata, una regolazione di fonte endogena. Ma attenzione, si tratta di una regolamentazione che nella maggior parte dei casi viene imposta dai più forti players del mercato. Quindi con questo concludo questa prima parte e poi magari se posso riservo al secondo giro qualche riflessione sulle modalità concrete, modello commissariale, non modello commissariale. Qui mi fermerei invece su una domanda. Se la domanda è: ma vi è ancora oggi, qui ed ora, negli anni che si preparano dinanzi a noi, uno spazio per le regole di fonte pubblica nella disciplina del mercato e dell'economia digitale? Le tendenze vanno verso la negativa, ma a mio modo di vedere vi è uno spazio e vi deve essere uno spazio, e del resto come operatore del settore del diritto pubblico mi stupirei se pensassi qualcosa di diverso. E la risposta è sì, abbiamo ancora bisogno di regole di fonte pubblica, questo almeno per tre ragioni. Ma una rinviene, e non è un dato da poco, dal testo costituzionale. Abbiamo la Costituzione più bella del mondo, almeno ci diciamo di avere la Costituzione più bella del mondo, ma molto spesso la Costituzione la consideriamo come un orpello, molto spesso non viene presa adeguatamente sul serio, per dirla con Dworkin. Costituzione meravigliosa, e la Costituzione in sé, nel suo articolo 41, ancora di straordinaria attualità, fissa con chiarezza i rapporti fra Stato e mercato nel mondo dell'economia, fin dove è possibile l'intervento dello Stato e da quale punto in poi invece lo Stato deve essere un mero regolatore. E l'insegnamento costituzionale, nonostante si tratti di un testo che ha più di 70 anni, è un insegnamento che dobbiamo sempre, a mio modo di vedere, prendere come faro illuminante le nostre riflessioni. Seconda ragione, abbiamo ancora bisogno di regole di fonte pubblica, anche in un settore così dinamico, anche in un settore così innovativo, perché lo Stato non può abdicare alla sua funzione di decisore nell'allocazione delle risorse pubbliche, per le funzioni di benessere, per le funzioni di crescita, ammesso che abbia ancora tutte le leve per farlo. Terza ragione, perché lo Stato deve, a mio modo di vedere di molti osservatori, deve restare un attore centrale nei processi di innovazione e non può risultare marginalizzato all'esito di tali processi. Io, se siete d'accordo, mi fermerei un attimo qui, ecco, e riserverei a più tardi qualche altra riflessione sul modello commissariale che mi ha molto incuriosito e mi ha molto interessato in questi ultimi mesi. Grazie Presidente. Io ecco, proseguirei con una domanda al Presidente Cirillo e poi sollecitiamo anche un eventuale ulteriore dibattito tra voi. Presidente, quanta responsabilità passata e futura delle istituzioni del nostro Paese per la mancata o insufficiente innovazione? Vi è una dinamica nel risparmio delle famiglie italiane che forse andrebbe analizzata, che fa sospettare che già vi era un virus che serpeggiava nel paese già prima del Covid-19. Cioè nel 2018 i risparmi hanno superato i 4.000 miliardi, il doppio rispetto al debito pubblico che grava sulle casse dello Stato. Quasi un quarto del totale è stato investito in azioni e partecipazioni. Altri 1.000 miliardi sono stati allocati in riserve assicurative, mentre 2.000 miliardi non sono stati allocati affatto, evidenziando un problema che ha frenato gli investimenti nel Paese. Allora, quanto e in che direzione dovrebbero trasformarsi le istituzioni del Paese per recuperare la fiducia dei risparmiatori italiani? Quale integrazione si può avere oggi tra la pluralità delle fonti normative a livello nazionale, sovranazionale, internazionale e delle norme extra ordinem ai fini di una innovativa organizzazione sociale?
Anch'io, come Claudio Contessa, ho avuto il problema dell'accensione tempestiva del microfono. Anch'io devo ringraziare l'avvocato Tempesta, Antonella Simone, ma anche tutti gli altri due amici che partecipano a questo interessante dibattito. E devo ringraziare però in particolare l'avvocato Tempesta per l'invio di questo delizioso libro di lettere a Malthus da parte di Sei, perché come dire, al di là del merito, io ancora ho letto soltanto la prima lettera, ma leggerò le altre, non tanto per capire le questioni economiche che sono il contenuto delle lettere, ma per apprendere il garbo con il quale si contestavano all'epoca le tesi avversarie. Quindi sarebbe da leggere questo libro non tanto per le cose che dice, ma per il metodo improntato a grandissima civiltà, a grandissimo rispetto, cosa che non vediamo più nei nostri dibattiti pubblici. Quindi grazie davvero, perché è un libro intelligente, frutto di cultura vera, cioè quella che scaturisce dalla ricerca e dal pensiero, mentre si fa ricerca. Io prenderei lo spunto per rispondere, per non dire, perché le domande sono così fatte bene, così argomentate, e uno potrebbe rispondere semplicemente sì o no. E quindi, per evitare di ricorrere a questa risposta che sarebbe eccessivamente stringata, la prendo un po' alla larga. Ora, l'amico Contessa, perché noi lavoriamo persino non solo nello stesso istituto, ma nella stessa sezione, quindi poi abbiamo fatto tante cose in passato insieme, allora vorrei riprendere il suo richiamo alla Costituzione. La Costituzione, come tutti sapete meglio di me, dedica un intero titolo ai rapporti economici, cioè viene in gioco qui quella che si chiama Costituzione economica, che è un termine creato in Germania subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale ed è entrato poi nel gergo dei costituzionalisti e quei costituzionalisti che appunto dello studio della Costituzione prediligono i rapporti economici dei tanti possibili altri rapporti, da quelli etico-sociali ed altri. Ora, nell'articolo 47 c'è una norma, perché io penso realmente che sia una delle costituzioni più belle del mondo, si legge: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Vedete, qui quando fu scritta questa norma lo scenario era completamente diverso, ma una norma costituzionale valida è quella che sa appunto immaginare il futuro, perché le costituzioni disegnano i sistemi governativi possibili nel futuro. Quindi, vedete, è una norma che potrebbe sembrare vuota, perché la prima parte dell'articolo 47 riecheggia o sembra riecheggiare soltanto quello che si legge nell'articolo 1 della legge bancaria, ma questo tipo di norme così generali debbono sempre essere riempite di un contenuto possibile e stringente. Ora, io credo che gli studiosi debbano riprendere in mano lo studio della Costituzione economica per verificare, come diceva Claudio Contessa, se ha ancora senso parlare della nostra Costituzione in scenari così complicati
e così internazionalizzati? Che valore ha la nostra Costituzione? Vedete, io credo che la Costituzione economica può essere studiata in tre modi diversi, intesa in tre modi diversi. Il primo consiste nell'analizzare l'equilibrio stabilito dalla legge in ordine a ciascun bene o a ciascuna utilità e nella sostanza quello tradizionale tra potere pubblico e situazione giuridica soggettiva privata. Come dire, questa è la visione appunto di un'economia improntata appunto al libero mercato, dove in fondo il pubblico e il privato erano soggetti o settori contrapposti, si faceva riferimento semplicemente al singolo bene, alla singola utilità, all'incisione che il potere pubblico poteva avere su questo singolo bene o utilità e alle tutele possibili. Poi abbiamo avuto un secondo approccio, o è possibile un secondo approccio, e cioè quello delle politiche di settore da parte di quei studiosi che mirano a verificare le caratteristiche dell'intervento statale settore per settore. E questo già, come dire, in un certo qual modo trasmigra, ecco, va da una visione, come dire, individualistica, classica, già ad una visione che tiene conto, ecco, di fette della collettività economica e cerca di analizzarle. Poi c'è un terzo approccio, che è quello che considera il governo degli aggregati e quindi le politiche generali, e qui che si inserisce appunto il risparmio, cioè il risparmio, il reddito, il lavoro. Cioè, noi dobbiamo rispondere a questa domanda, secondo me. E come, cioè, dobbiamo scegliere il punto di vista, cioè il punto di osservazione. Come è il punto di osservazione più corretto per chi abbia il problema di rivalutare i valori costituzionali, nei quali io ho sempre creduto, anche perché costituisce la vera grande tregua tra le forze politiche contrapposte negli anni 40 nel nostro paese e 50, e quindi è un punto di tregua che guardava o dava una visione generale. Noi dobbiamo cercare di capire, se vogliamo rivalutarla, quali sono le possibilità, quindi non discutere di economia politica in senso lato, ne possiamo discutere, ma tutte queste discussioni che effetto hanno rispetto alle singole persone, quelle fatte in carne ed ossa, cioè il cittadino, chi ci ascolta, no? Credo siano persone di medio-alta cultura, se non altissima, ma quelli non hanno bisogno di ascoltare noi, non ne hanno bisogno. Ora, qual è il nostro modo di, cioè le possibilità che ha il singolo cittadino rispetto al settore o al problema del risparmio. Questo è il vero problema. Noi nella sostanza cosa abbiamo? Abbiamo che il nostro paese è un paese di risparmiatori, di formiche, perché noi, come dire, veniamo da l'unica civiltà che ha avuto un senso compiuto, che è quella contadina, rispetto a quella industriale, che poi ha finito con l'abortire per le grandi crisi che si sono generate. Quindi siamo già un paese tendenzialmente prudente, che comunque riesce a guardare al futuro. Però non è che siamo dei trogloditi, nel senso che comunque abbiamo anche noi italiani, che veniamo da una civiltà contadina, abbiamo sviluppato questa propensione al consumo. E quindi il problema oggi è come favorire, visto che, come si diceva nella domanda dell'avvocato Tempesta,
e i nostri risparmi sono di gran lunga superiori ai nostri debiti. Ecco, e che induce qualcuno a pensare che sarebbe il caso di introdurre la patrimoniale o altre misure del genere. Ecco, come favorire la propensione al consumo che sia virtuosa. È evidente che quello che diceva Contessa, oggi è la civiltà va nella direzione appunto della conoscenza digitale e dell'economia digitale. E quella la grande sfida, non ce ne sono altre possibili, anche se comunque, non so, ci sono economie ancora rivalutabili diciamo da riprendere, forse quella dell'agricoltura, che non è più l'agricoltura fatta con le braccia dei contadini del sud da cui io provengo, ma con macchinari, ecco qui l'innovazione. Ora, noi possiamo in un certo qual modo immaginare una possibile risorgimento da questa crisi, perché no? E il problema è: siamo in grado, cioè noi intellettuali, noi giudici, noi operatori, la classe politica che ha vissuto o vive non certo un momento di grande popolarità, perché per tante ragioni, ma che certamente non sempre è il frutto di una selezione, così come avveniva negli anni passati attraverso le scuole di partito, attraverso l'esperienza prima fatta negli enti locali, nelle sezioni di paese, poi lentamente si arrivava alla direzione nazionale. Quindi noi siamo in grado di fare questa cosa qui? Io credo di no. Io credo di no, e lo dimostra proprio il fatto a cui faceva riferimento sempre Claudio Contessa, alla ipotesi o alla possibile istituzione di questi tavoli, di questi comitati, in cui entrano a far parte persone di diversa provenienza, in cui non si tiene conto in effetti di quali sono le strutture preesistenti che dovrebbero appunto alimentare, ricevere questo denaro che viene dall'Europa e poi canalizzarlo secondo gli schemi consueti e classici. E quindi io credo di no, ma questo non significa che avere consapevolezza di questo si possa ancora rimediare. Io spero di sì. Un'altra cosa che volevo dire: di chi è la responsabilità? E mi fermo naturalmente all'angolo visuale del risparmio, del meccanismo del risparmio. Vedete, come voi sapete meglio di me, i mercati finanziari sono tradizionalmente divisi in tre parti: l'impresa bancaria, l'intermediario finanziario non bancario, l'impresa assicurativa. Allora, sapete che per ciascuno di questi settori, che sono nevralgici nel settore appunto dell'impiego, della raccolta e dell'impiego del denaro, perché poi nella sostanza di questo si parla, ciascuno ha un organo di controllo. Abbiamo la Banca d'Italia, la Consob e l'ISVAP. Poi abbiamo anche che questi tre settori, che prima erano completamente divisi tra di loro, settorializzati, ora non lo sono più. Le banche possono fare assicurazioni, le assicurazioni possono fare prestiti o investire, l'intermediario non bancario praticamente può fare tutto. E quindi essendo questa la situazione, va da sé che la riflessione si dovrebbe spostare
proprio su queste tre autorità, che sono delle autorità amministrative indipendenti, le rompere nel nostro sistema delle autorità amministrative indipendenti ha cambiato lo scenario delle amministrazioni pubbliche. Ora, le autorità amministrative indipendenti, non solo quelle nazionali, ma anche quelle sovranazionali, soprattutto quelle sovranazionali, non rispondono a nessuno, a se stesse. Non c'è, in altri termini, un controllo né da parte delle amministrazioni tradizionali, né da parte del legislatore, perché alla fine, se noi andiamo a vedere qual è il meccanismo anche del controllo di queste autorità al nostro interno, l'unica forma di controllo si ha con la presentazione di questa relazione annuale che vengono fatte dai capi di queste autorità amministrative indipendenti, in cui si racconta l'attività svolta, le difficoltà e basta, finisce qui. Ora, vedete, soprattutto nel campo della tutela del risparmio, perché c'è una norma costituzionale che ho avuto il piacere di rileggere prima, no? Ecco, quali sono le possibilità? Perché io vedo sempre le persone in carne ed ossa, cioè quali sono i possibili controlli? Quali sono sull'attività di coloro che devono controllare? Cioè un controllo che parte, in altri termini, dal basso, non dall'alto, ma dal basso. È l'unico controllo reale ed è l'unico indice di democrazia reale e non virtuale. Se noi vediamo un po' il sistema, no? Il sistema dell'attività bancaria, che è un'attività, come dire, molto interessante sotto il profilo giuridico. Perché? Perché l'attività, il settore bancario, che è quello preposto alla tutela del risparmio, all'impiego del risparmio, in un certo qual modo, è quello più rassicurante. Perché alla fine, come dire, hanno anche una funzione di sicurezza, e noi abbiamo una delle nostre istituzioni più prestigiose, cioè la Banca d'Italia, che soprassiede questo settore. Però quello che volevo dire è questo: noi abbiamo sul piano giuridico una costruzione molto interessante, perché coloro i quali intendono svolgere attività bancaria, attività d'impresa bancaria, badate bene, oggi attività d'impresa bancaria, proprio perché confluiscono tante possibili attività all'interno della banca, fanno parte di un ordinamento che è il più grande forse di tutti, che era Giannini, costituzionalista amministrativista, definiva ordinamenti sezionali. L'ordinamento sezionale da che cosa è caratterizzato? È caratterizzato anzitutto da un'autorizzazione costitutiva all'ingresso. Chi intende svolgere attività di quel tipo deve appunto superare una sorta di esame preliminare, deve avere degli standard minimi per poter operare all'interno di questo settore. Poi c'è il controllo delle attività. Poi c'è il controllo interno e il controllo esterno del tipo di quello esercitato dalla Banca d'Italia. Ma quello che è importante è il momento, secondo me, del controllo su chi appunto gestisce il risparmio. E noi abbiamo visto, no, tante esperienze recenti, no, di mancati controlli oppure di controlli che non hanno sortito effetto. Ci sono stati, ma evidentemente l'attività svolta era stata fatta con astuzia. Ecco, e questo non è un problema di secondaria importanza, perché
gli investitori, i piccoli investitori, le piccole imprese, ecco, che alla fine mettono i propri danari in queste banche che non sono state sufficientemente controllate, ecco, tutti questi, questi soggetti devono avere una risposta. La risposta che è stata data è stata da parte dello Stato e secondo me giustamente, e forse non so quanto consapevolmente o inconsapevolmente, è stata data in virtù di questo articolo 47, e cioè immettendo denaro pubblico per salvare le banche in crisi. E insomma, quali sono quindi le colpe delle istituzioni, per tornare alla domanda, le colpe delle istituzioni per quanto riguarda il risparmio, e quali sono i compiti delle istituzioni perché questi risparmi vengano impiegati virtuosamente? Ecco, quello che ho cercato di dire è che appunto sul piano dei controlli c'è stato qualche problema. Per quanto riguarda l'impiego nell'innovazione, bisogna essere convincenti, perché convincenti, cioè indurre in altri termini il risparmiatore, ma anche le banche, dopo l'esperienza del 2008, ecco, a sposare o finanziare progetti virtuosi che diano affidamento, non è un problema economico o giuridico, ma è un problema umano che si fonda e che si chiama rapporto di fiducia tra le persone, ecco, che è una cosa di cui ci stiamo dimenticando e di cui ci dimenticheremo sempre di più, visto che ormai i rapporti avvengono in questa bolla digitale in cui ciascuno di noi sembra che comunichi con tutti, ma comunica solo con se stesso, e quindi questo diminuisce la democrazia. Forse l'ho fatta un po' lunga, ma come dire, mi sono lasciato prendere un po' la mano. Grazie. Comunque qualcosina potevo anche aggiungerla, ma sarei stato quasi maleducato, e no. Se c'è tempo diremo qualcos'altro. Sì, certo. Giuseppe, posso intervenire? Puoi concludere tu questo giro di tavolo? No, volevo solo ringraziare il Presidente Contessa e il Presidente Cirillo, perché mi danno le loro articolate risposte, mi consentono di approfondire il taglio della domanda che vorrei fare al professor Bocchi, che non aveva concluso il suo ragionamento, quindi gli darei di nuovo la parola. E pensando proprio a quanto hanno detto il Presidente Cirillo e il Presidente Contessa, mi pare che il crimine della fiducia sia avvenuto proprio sulla scena bancaria, no? Ecco perché mi piaceva l'idea di tornare sul credito bancario, sulla concezione anche del credito che si ha in questo paese, perché i giganti che abbiamo avuto in America, che siano data o non data, difficilmente si possono avere nel nostro contesto di credito. Insomma, c'è molto della cultura creditizia americana che ha consentito a quelle aziende di diventare dei giganti, mentre da noi un po' di premesse non, temo che non ci siano, non so, professor Bocchi, se vuole smentirmi o confermare. E riguardo proprio al mondo bancario, io ho il sospetto, ma non ho ovviamente la certezza, che l'innovazione avvenga nelle modalità di fare banca, ma non nei pensieri. Mi sembra che i paradigmi del credito siano sempre piuttosto vecchi, e l'innovazione sia solo nella modalità, che può essere digitale o meno, ma non nella concezione, non nel pensiero. Questo è un po' il sospetto. E dal punto di vista metodologico, quello che a me personalmente preoccupa è che le decisioni, che siano governative, di task force o di chi sia, sono fatte da una generazione che è quella tendenzialmente dei baby boomers, quando dobbiamo costruire lo scenario per la generazione alfa, che ha valori e paradigmi e culture completamente diverse, quindi faccio anche un po' fatica a mettere a fuoco questa metodologia di innovazione. A lei, professor Bocchi.
Eccomi qua, grazie, grazie a tutti. Allora, torno a quello che si diceva prima, lo Stato deve dare il creare, diciamo, il campo da calcio e il mercato deve giocare la partita, non è il contrario. L'innovazione avviene solo, diceva Schumpeter, davanti, l'innovazione non è novità, è semplicemente, non è una realizzazione ex novo, no? Non è un'invenzione, è un combinare in maniera diversa cose già esistenti. Questo è il ruolo delle imprese, dell'imprenditore. L'imprenditore non inventa, innova, no? E uno dei, il tema fondamentale di questa chiacchierata di oggi è se l'innovazione può dare, può darsi, se lo Stato può aiutare a che si dia. Io ritorno a dire, lo Stato deve dare il framework, il campo da calcio, e gli imprenditori innovano giocando la partita, non inventando, ma innovando, cioè combinando in maniera diversa cose già esistenti. Se quanto detto è vero, e arrivo alle banche, ma io vi do solo un dato che conoscete sicuramente, ma segnalato dalla Corte dei Conti, segnalato dal Parlamento europeo, no? L'Italia è incapace, in termini di capacità di assorbimento, tasso di assorbimento cumulativo dei fondi europei, è tra i paesi ultimi nella capacità di assorbimento, cioè ci danno i soldi e non sappiamo usarli. E siamo lì con la Croazia, la Bulgaria e la Romania, no? Con un 30 o un 40%, dipende da chi lo conta, dei tasso di assorbimento. Quindi se ci danno 200 miliardi adesso e siamo capaci di assorbirne, se va bene, il 30%, lo Stato non sta facendo il ruolo che descrivevo prima, cioè di creare il campo da calcio, di creare il framework, di creare la possibilità per gli imprenditori di innovare. E torniamo, adesso arriviamo alle banche. Le banche, anche lì, cioè in assenza di regole chiare, moderne, non vetuste, le banche possono comportarsi come si sono comportate, che tutti hanno dettagliato come si sono comportate, cioè nel senso hanno beneficiato della crisi nel 2008 e stanno beneficiando di questa. Ma è colpa loro? No, stanno rispondendo degli incentivi, stanno rispondendo al framework regolatorio, no? Io guarderei un attimino più in là, cioè direi anche le banche sono a rischio estinzione. Io sono d'accordo con Bill Gates quando dice che banking non morirà mai, ma le banche moriranno. Se la fintech, se i giganti, Amazon, Apple iniziano a prestare a chi ha un account, vedete che c'è una migrazione del credito verso chi ha i dati, chi ha i nostri dati. Quindi avere i dati, i comportamenti delle persone, si sveglia presto, si sveglia tardi, fa quello che dice, gioca durante le ore d'ufficio col computer. Questi sono tutti i dati che prima o poi saranno in possesso di chi dovrà darci credito. E le banche non saranno in grado di avere queste informazioni. Apple e Microsoft, adesso non per fare nomi, ma e Amazon sì. Quindi è molto più probabile che il banking passi al digitale, passi a chi ha queste informazioni sui nostri comportamenti, perché la concessione del credito dipende dal comportamento. Insomma, quello che voglio dire è lo Stato, non solo in Italia ma in Europa, deve essere un po' più lungimirante, torno a quello che ho detto prima, avere una visione, vedere come si sta, cioè, invece quello che dicevo prima, no? Se le banche sono sotto minaccia di estinzione e perché i grandi digitali stanno diventando banche, ecco, bisogna cambiare le regole del gioco, bisogna pensare a questo, bisogna regolare, no? Non è poi male che il regolatore arrivi dopo al mercato, a mio avviso. Cioè, a mio avviso il tacco punta innovazione e regolazione è essenziale per la crescita del sistema economico. Cioè, ovviamente non deve scappare l'innovazione,
ma il regolatore non deve essere davanti all'innovazione, sennò la soffoca. E io non vedo, non voglio essere pessimista, ma non vedo nel sistema europeo, neanche quello italiano ovviamente, le capacità per farlo a livello amministrativo. Cioè, tutto ciò che stiamo dicendo presuppone una grandissima competenza a livello tecnocratico che vedo assente nelle mie interazioni. E insomma, quindi vorrei essere più ottimista e vorrei, finisco con un messaggio di positività, vorrei veramente che questi fondi, che questa crisi sia utilizzata bene, questi fondi vengano utilizzati bene e si creino le competenze nel pubblico e diciamo le banche, se mi permetto, magari stiamo demonizzando le banche, ma le banche ormai non ci sono più, cioè sono, tra un anno saranno tutte in Amazon, no? Il sistema bancario verrà scardinato. Quindi voglio dire, ci vorrebbe un po' di visione e un po' di capacità, una bella iniezione di visione, capacità, ottimismo per far fronte a questo momento così difficile. Grazie. È proprio questo il punto, che il sistema bancario invece, cioè quando si parla di intervento pubblico dello Stato nell'economia, poi il canale di questo intervento è sempre il canale di tipo bancario tradizionale, per cui poi si creano queste distorsioni proprio nei percorsi che vorremmo invece più innovativi, per cui le piccole aziende anche innovative non hanno accesso al credito e i grandi continuano ad avere accesso con dei paradigmi un po' obsoleti. Quindi speriamo che lei abbia ragione, che questa dinamica si sia interrotta e che lo Stato se ne accorga quanto prima. A questo punto mi verrebbe da dire. Brutale. Nelle banche ci sono i comitati di credito, i credit committee, no? Seduti a quel tavolo ci dovrebbe essere gente che capisce il progetto che viene presentato e dell'imprenditore che sta innovando, che non sta facendo invenzione, non sta inventando, sta innovando, cioè sta combinando in maniera diversa la Schumpeter fattori già esistenti, ma la cosa venga capita. Molto spesso nelle banche italiane e non, il comitato di credito dà credito, come sapete, più per conoscenza, non dico familistica, ma cioè, lo conosciamo questo, suo papà, suo nonno, cosa facevano, invece che entrare nel merito del progetto che viene presentato, no? Ho paura che tutto ciò venga spazzato via dagli Amazon, che hanno tutti i dati su Alessandro e sanno che possono darmi credito o no, no? Quindi veramente sono un po' preoccupato del ritardo che vedo e speriamo che l'innovazione non sia, diciamo, violenta. Professore, due secondi proprio, poi sì. approfitto Giuseppe, scusami, ma volevo capire la sua differente esperienza invece sui mercati, per esempio del Kuwait, dove lei opera. È evidente questa distanza con il nostro sistema? Allora, culturalmente sono abbastanza vicini a noi. A me ogni tanto definisco l'Italia come il paese più a nord del mondo arabo, perché diciamo le relazioni familiari e di clan contano più delle relazioni di merito, messa giù in maniera proprio brutale. Però diciamo, essendo un paese molto dotato di risorse grazie al petrolio, gioca sui mercati internazionali ormai dal 1950, quindi il Kuwait è più dicotomico, nel senso culturalmente più vicino all'Italia, ma sul lavoro è più vicino agli Stati Uniti, perché non può fare altrimenti, no? Cioè, quando devi investire molti soldi sui mercati internazionali, ovviamente vai a New York, no? E devi giocare con le regole di New York. Quindi è dicotomico, è un po' schizofrenico, cioè è anglosassone nel lavoro e mediterraneo nella famiglia e nelle relazioni personali. Grazie. Prego. Questo apre la strada alla tua domanda sulla concorrenza, se vuoi. Ti attivo il microfono. Presidente Contessa, statalismo, nazionalizzazione, protezionismo paiono lastricare la strada dell'imminente futuro.
Allora, come preservare la concorrenza per stimolare la crescita della produttività? Io porrei questa domanda sia a lei che al Presidente Cirillo. Almeno sull'innovazione tecnologica una cosa l'ho capita, no? Che prima di parlare bisogna riattivare il microfono. Si esce sempre migliorati da questo tipo di confronti in maniera incrementale, ma insomma è sempre un qualcosa. Diciamo, la domanda, come tutte le domande di carattere estremamente ampio, è molto interessante e naturalmente non ha una risposta, ha una serie di principi di risposta. La domanda la possiamo così andare a sintetizzare, ma in un momento storico in cui assistiamo a risorgenti forme di statalismo, di nazionalizzazione, di protezionismo, non tutte e non sempre da intendere con accezioni negative, rifuggirei da un'accezione manichea, ma insomma sono dati di fatto che storicamente vengono guardati con un certo sospetto, combinati con la grande iniezione di risorse pubbliche e con la finalizzazione al conseguimento di una maggiore innovazione, potrebbero questi fenomeni incontrare nell'innovazione una sorta di detonatore, un detonatore sostanzialmente anticoncorrenziale? Quindi, se la posso così andare a brutalizzare, per caso noi corriamo il rischio di avere un sistema più innovativo all'esito della crisi pandemica e delle misure antipandemiche? Rischiamo di avere un sistema più innovativo ma meno concorrenziale? La domanda è molto ben posta, non ho una risposta, ho due spunti di riflessione. Il primo spunto di riflessione, i fenomeni che noi abbiamo richiamato, ecco lo statalismo, la neonazionalizzazione, il ritorno al protezionismo o ad alcuni tentativi di ritorno al protezionismo, non nascono con la crisi pandemica, non nascono con i tentativi di risposta alla crisi pandemica, nascono da fenomeni più risalenti nel tempo, in tempi recenti hanno trovato forme eclatanti di manifestazione, ma nascono da lontano. Probabilmente troveranno un modo di canalizzarsi attraverso le risorse destinate all'innovazione, ma penso, per quanto conti il mio pensiero, che se non avessero trovato questo detonatore, ne avrebbero trovato comunque un altro. Parliamo di fenomeni che sono figli del loro tempo, un ritorno a forme di statalismo, il ritorno a forme di nazionalizzazione in economia, il ritorno a forme di protezione più o meno larvato, se non avessero trovato il canale di sbocco delle ingenti risorse pubbliche che oggi vengono messe in campo, probabilmente ne avrebbero trovato un altro. Quindi, come dire, sono cause, non sono effetti dell'iniezione di denaro, e quindi l'iniezione di denaro, a mio modo di vedere, sotto questo aspetto è un fenomeno neutro rispetto a questi fenomeni storici. Un altro dato invece, ecco, non ho una risposta, non tenterei mai, non avrei mai la pretesa di averla. Di solito queste risposte si danno ex post, se per poi dire l'avevo detto qualche tempo fa. No, non tento nemmeno di dire che l'avevo detto, però ho qualche spunto di riflessione, ed è ancora una volta relativo al piano delle regole. Noi parliamo di regole concorrenziali e di regole di coordinamento delle politiche di finanza pubblica. Noi notiamo una cosa: all'indomani dell'esplodere della crisi pandemica, il decisore pubblico europeo, il decisore pubblico con tutti i suoi difetti va preso sempre molto sul serio, ha dato una risposta per quanto riguarda le politiche concorrenziali e una risposta per quanto riguarda il coordinamento dei bilanci pubblici. Per quanto riguarda le politiche concorrenziali, che sono quelle a cui si riferisce l'interessantissima domanda che ci è stata posta, per quanto riguarda le politiche concorrenziali non è stata modificata nemmeno una regola. La Commissione europea, nella sua funzione di garante del trattato, anche per quanto riguarda la sua funzione di autorità antitrust europea, cosa ci ha detto? Attenzione, noi abbiamo già tutto il setting di regole di cui abbiamo bisogno per quanto riguarda la lotta ai cartelli, gli abusi di posizione dominante, la disciplina delle concentrazioni, la disciplina degli aiuti di Stato. Attenzione, noi assistiamo a un momento storico, siamo alla vigilia di un momento storico in cui verranno inserite, ce l'ha molto ben ricordato il professor Bocchi, quantità enormi di risorse pubbliche, superiori a quelle che erano state immesse nel periodo 48-50, ma non sono state modificate le regole sugli aiuti di Stato. Quindi noi avremo degli interventi pubblici dell'economia che andranno a beneficiare alcune imprese, e la Commissione europea ci ha detto
chapeau, per carità, lo dico senza nessuna critica, è un dato di fatto. Cioè, attenzione, le regole in materia di aiuti di Stato sono regole che sono già applicabili. Certo, possiamo attivare alcune regole di salvaguardia che sono già interne al sistema, ma non abbiamo bisogno di nuove regole, perché abbiamo già tutte le regole di cui abbiamo bisogno, il test dell'operatore di mercato, la regola del de minimis e così via. Completamente diverso invece è stato l'approccio per quanto riguarda il coordinamento delle politiche pubbliche. All'indomani dell'esplodere della crisi pandemica, a cosa abbiamo assistito? A un sostanziale smantellamento di tutto il setting di regole, o diciamo così, un congelamento a tempo indeterminato del setting di regole di cui ci eravamo dotati nell'ultimo decennio, che è quello che poi ha governato le economie pubbliche negli ultimi anni. Cosa è successo nel frattempo? Lo ricordo solo a me stesso, come ci insegnano a dire gli amici avvocati. Era successo che nel frattempo noi avevamo preso talmente sul serio le politiche di austerità, di coordinamento dei bilanci pubblici, le regole in materia di patto di stabilità e crescita, che era più di stabilità che non di crescita, eccetera, che avevamo modificato la Costituzione. E Paolo Cirillo, da par suo, ci ricorda che la Costituzione va presa sempre molto sul serio. Se noi prendiamo l'articolo 97 della Costituzione, che noi abbiamo modificato nel 2012, no? Nel momento più alto, in un certo senso, della risposta statale ad alcune alla crisi del 2007-2008, abbiamo modificato l'articolo 97 della Costituzione dicendo, e la Costituzione ci dice da par suo Paolo Cirillo, va sempre presa molto sul serio, le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano, non possono assicurare, tendono ad assicurare, operano affinché sia assicurato, assicurano, cioè la modalità deontica è prescrittiva, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Ora, non spetta a me dire, ecco qui sposo in pieno l'invito all'ottimismo del professor Bocchi, sicuramente noi riusciremo a conseguire una piena sostenibilità del debito pubblico, perché avremo tassi di crescita fantasmagorici, e quindi sicuramente noi riusciremo a far fronte all'incremento del debito pubblico negli anni a venire. Ma un dato è importante. La domanda molto ben posta ci dice: possiamo forse ritenere che all'esito del percorso che stiamo intraprendendo verrà modificato l'assetto per quanto riguarda le politiche concorrenziali? La risposta è: non lo so, da quello che vedo apparentemente no, non si è ritenuto di mettere mano alle regole concorrenziali, ma vedo invece che si è messo mano al setting di regole pubbliche relative all'economia pubblica, al coordinamento dei bilanci pubblici, che era quello sul quale invece avevamo creduto in tempi molto recenti di aver detto la parola fine. Siamo stati un po' spiazzati, del resto ci divertiamo anche per questo. Dove pensavamo di avere il fronte aperto, il fronte era chiuso; dove pensavamo che il fronte fosse chiuso, invece si è aperto con uno squarcio enorme. Ma insomma, l'ottimismo a cui giustamente fa riferimento il professor Bocchi ci deve animare anche in questa sfida per gli anni a venire. Grazie. Grazie Presidente Contessa. Prego Presidente Cirillo. Ma io, prendendo sempre spunto da chi mi precede, perché poi alla fine è il vantaggio di parlare per ultimo, debbo dire una cosa. Il problema vero oggi credo sia quello di individuare e governare i capitali laddove si trovano. Cioè, in altri termini, noi possiamo fare tutte le regole che vogliamo, possiamo creare tutte le strutture che vogliamo. In Europa, per esempio, dopo la crisi del 2007, diciamo, gli impegni diretti nel capitale delle banche, diretti per controllare le banche, ha prodotto alcuni nuovi organismi, no? Il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, un comitato, e poi tre autorità europee di vigilanza microprudenziale. Mi pare che sia un po' poco, nel senso che, se è vero, e temo sia vero, quello che ci dice il professor Bocchi, cioè che le banche scompariranno, perché i capitali sono altrove, non sono più nemmeno negli stati, come ci diceva Contessa all'inizio. Uno solo di questi grandi organismi
ha un bilancio superiore a quello di uno Stato medio grande. Ecco, il punto è quello di arrivare a individuare e controllare e, come dire, governare i capitali laddove si trovano. Ma se tutta l'economia è costruita appunto sulla libera concorrenza, sulla proprietà dei capitali, che è anche giusto perché altre esperienze sono state fallimentari, ecco, con quali strumenti si può arrivare a individuare e controllare e governare i capitali? Cioè, noi alla fine cosa rispondiamo alla luce delle regole come ci sono state egregiamente diciamo esposte dall'amico Claudio Contessa? Cioè, che cosa noi possiamo fare? Possiamo semplicemente fare in maniera che questi capitali da sé autonomamente vengano investiti nel nostro paese e negli altri paesi. Non è che abbiamo degli strumenti diversi. E quindi è evidente che alla fine quella della innovazione, che, come dice giustamente Bocchi, deve precedere la regolamentazione, perché è l'essenza. In fondo, noi abbiamo una definizione di imprenditore nel codice civile all'articolo 2082, ma alla fine l'essenza dell'impresa è data proprio dall'innovazione, la capacità di innovare, la capacità cioè di organizzare i fattori della produzione in maniera diversa, tenendo conto delle esigenze del mercato. È evidente che quella è l'essenza del fare impresa. E noi non possiamo fare nient'altro che innovare in maniera tale da indurre i capitali che sono altrove, non sappiamo nemmeno bene dove sono, a sposare questi progetti. Non credo che ci siano altre possibilità. Parlare di statalismo, ma non ha più senso. Lo statalismo è una formula organizzatoria ormai superata. Così fare riferimento ad altre formule che sono il protezionismo, la nazionalizzazione, ma ormai noi sappiamo che tutte le nostre più importanti imprese non sono più italiane, le nostre grandi industrie non sono più italiane, quindi ormai insomma, non abbiamo nient'altro che questa possibilità, quindi gli stati non controllano, non possono controllare più nulla o quasi nulla rispetto al flusso dei capitali. L'Europa ha delle strutture, come dire, molto labili, come è nella sua natura. Il controllo politico è debole rispetto a chi deve controllare e governare il mercato dei capitali. E quindi alla fine sì, l'unica leva che rimane, a meno che non si voglia pensare di sovvertire le regole del mondo, ma cosa possiamo sovvertire ormai? La forza è tale per cui noi niente, dobbiamo semplicemente augurarci che i nostri imprenditori e in primo luogo la piccola e media impresa, il settore manufatturiero siano in grado di proporre, ecco, un'innovazione tale, progetti tali da indurre i capitali a investire, perché noi possiamo fare possiamo fare leva su un unico principio, ossia che il capitale, se intravede la possibilità di aumentarsi da sé, arriva, se no non arriva. Questo credo sia, a conclusione del mio intervento, il senso della risposta alla ottima domanda dell'avvocato Tempesta, che ringrazio ancora, e anche agli altri amici. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei, Presidente. Posso fare una riflessione conclusiva? Prego. Se mi permettete. Sono d'accordissimo sul fatto che fatemela premettere con una storiella, cioè la pecora passa tutta la vita ad aver paura del lupo, ma alla fine viene mangiata dal pastore. Cioè bisogna essere pronti a
dei cambi talmente strutturali che anche il sistema normativo che stai creandoti, cioè tu pecora che cerchi di proteggere dal lupo, può non funzionare, perché il pastore c'è chi ti mangerà. Siamo in un momento storico, banale dirlo, ma è vero, che già eravamo sulle faglie tettoniche di spostamenti importanti. Adesso col Covid e con tutte queste emissioni di capitali, chiaramente il mondo cambierà a una velocità esponenziale. Sono d'accordissimo, tutto questo per dire che sono d'accordissimo col punto che ci può essere il caso, anzi io direi che quasi è il caso più probabile, in cui avremo innovazione e meno concorrenza. Proprio perché l'innovazione violenta può portare a monopoli che saltano i sistemi giuridici nazionali. E questo è il pastore che mangia la pecora che aveva paura del lupo. E questo va venuto in mente. Grazie. Grazie. Che mi sembra un po', Giuseppe, quanto chiede il professor Caputi Iambrenghi, che è intervenuto nella chat, ipotizzando appunto un sud che risente di questa organizzazione, della nostra organizzazione storica della produzione, e appunto di che oggi rischia di essere invece un paese che rischia di essere sottoposto al governo delle multinazionali, riferiva il professor Caputi. Mi sembra che un po' è nelle corde di quello che diceva il professor Bocchi, se comprendo bene. Tutto. Bene, è corretto, Presidente Cirillo? È corretta, Presidente Cirillo, è corretta questa? Ma certo, sì, è chiaro che è corretta, sì, sì. E beh, ma Caputi Iambrenghi è uno che la sa lunga, uno studioso e un avvocato che conosce bene le cose. Bene. Io credo, Antonella, se vuoi, io concluderei questa nostra conversazione, se tu vuoi concludere prima di salutare i nostri ospiti. No, non ho conclusioni da aggiungere, se non appunto quella di ringraziare non solo per la partecipazione così generosa nei contenuti, ma anche per tutti gli stimoli intellettuali dati, perché ci consentono appunto di avere un po' più di consapevolezza nell'osservazione delle dinamiche che viviamo e che vivremo a brevissimo, quindi quantomeno saremo un po' più edotti come osservatori, ecco, non siamo dei decisori, ma almeno avremo la possibilità di osservare questo periodo di grande trasformazione con qualche spunto di riflessione in più. Ecco, quindi io ringrazio moltissimo i nostri relatori, abbiamo posto delle domande piuttosto complesse approfittando della loro grandissima e profondissima conoscenza, e non posso che ringraziare per essere stati generosi nel metterla in condivisione a fattor comune. Grazie, sì. Grazie ancora e auguri di ogni bene. Grazie a tutti, grazie, buone feste. Feste. Grazie. Allegria nonostante tutto, cosa possiamo dire? Infatti, Presidente, concludiamo con una sua frase, con una sua sollecitazione, se possiamo immaginare un possibile risorgimento, quindi lasciamoci con questa, ecco, chiudiamo con questa, con questo suo auspicio di positività, ecco. E sì. Grazie ancora per la vostra generosità e tanti auguri grazie auguri a tutti. Grazie. Grazie.